ancora oggi ricordano l'esistenza in numerosi canali e corsi d'acqua, sorge la città di Crema, piccolo centro di una fertilissima campagna, ricco di storia e di passate gloriose vicende. La sua origine ha molte affinità con quella di Venezia e la sua storia è largamente influenzata da quella della Serenissima, della quale fu dominio e ultimo baluardo nel centro della Lombardia. A chi, scendendo dalla parte di Bergamo, si appresta a raggiungere la città, si presenta, quale magnifica introduzione ai monumenti cremaschi, il santuario di Santa Maria della Croce. Disegnato dall'odigiano Giovanni Battaggio, già collaboratore diretto di Bramante, il santuario sorse attorno al 1500, traendo ispirazione diretta dalla Chiesa delle Grazie in Milano. Un lungo viale di ipocatani collega il santuario alla cosiddetta Porta Serio, una delle principali della città. Qui sorgeva l'antica rocca, costruita intorno al 1200 per assicurarsi, come dicono gli storici, da quel lato dove si entrava in Crema con le barche. Era questo uno dei punti nevralgici della complessa rete di fortificazione, fatta e rifatta più volte nel corso della storia. Ancora oggi possiamo vedere nella sua ultima struttura ad opera della Repubblica di Venezia, con le caratteristiche porte che solo pochi decenni or sono ogni sera venivano chiuse per la sicurezza della città. La struttura urbanistica di Crema è caratteristica dell'epoca medievale. Vie strette e tortuose si alternano a porticati e sottopassaggi, mentre numerosi palazzi sorgono in ogni punto della città a testimoniare l'evoluzione storica delle famiglie e delle vicende politiche cremasche. Mentre la storia lombardo-veneta della città appare eloquentemente scolpita nei due maggiori edifici pubblici, il Palazzo del Comune e il Palazzo Pretorio, trecentesco e lombardo è invece questo frammento di portico a fianco dello scalone in Palazzo Comunale. Nel campo dell'architettura civile domina in Crema la compatta massa del palazzo Terni de Gregori, già Porta Puglia Bondenti, opera presunta dell'architetto piacentino Giuseppe Cozzi nel primo Settecento. Una serie di statue di pietra ad opera di Melloni e Giambattista Domignoni, statuari del Duomo di Milano, coronano la parete a traforo che collega le ali sporgenti ai due lati del corpo di mezzo, creando uno strano contrasto con l'aspetto cupo e severo del complesso architettonico. Di stile completamente diverso è il Palazzo Premoli, che tiene fronte sulla piazza omonima. Signorile per composto equilibrio di spazi e di cadenze, sapiente nel chiaroscuro, nelle inferriate squisito, soprattutto mirabile nell'atrio per l'ampio respiro del colonnato, esso è testimonio del secolo XVIII, volgente ormai al tramonto. Nella stessa epoca è il Palazzo Martini, situato nella piazza Trieste, di fronte al Monumento ai Caduti, pregevole opera dello scultore Dazzi. Dalle ampie arcate di stile neoclassico del Mercato del Grano, costruito dall'amministrazione austriaca nel 1825, si può intravedere la snella figura del campanile del Duomo. Artistico, situato nel centro della città, è il simbolo e il riassunto di tutta la gloria cremasca. In lui si compendiano tutti i periodi e tutte le epoche, e nel suo complesso, benché risulti opera in origine costruttivamente organica e stilisticamente omogenea, esso racchiude in sé le tracce inconfondibili di tempi e tendenze diverse. Attorno a lui è la piazza di stile prettamente veneziano, con il Palazzo del Comune, il Palazzo Pretorio e il Vescovado. Il Leone di San Marco domina dalla Torre Quadra e dal Torrazzo, quasi a significare quanta influenza la Repubblica Serenissima abbia avuto nello sviluppo artistico ed economico della vita cittadina. La città di Crema, che ha dato i natali a numerosi illustri personaggi come Cavalli, Bottesini, Barbelli, Civerchio e tanti altri, ha una tradizione culturale antica ed usi e costumi profondamente radicati, che seppur risalgono in parte all'epoca gloriosa dei comuni, sono per il resto fortemente legati all'epoca della dominazione della Grande Repubblica Marinara. Solo
Così si spiega come la piccola e tranquilla città possa cambiare improvvisamente e insospettatamente il suo aspetto, trasformandosi di colpo in un luogo di scatenata, sincera ed entusiastica allegria. Siamo nei giorni di carnevale, del simpatico e gaio Carnevale Cremasco, figlio del grande Carnevale di Venezia, che ogni anno rifà regolarmente la sua comparsa, trasportando per pochi giorni ogni cittadino in un'atmosfera nuova, spregiudicata, del tutto diversa dalla vita tranquilla e monotona della città di provincia. Un grande corteo di carri mascherati, organizzato con l'appoggio delle autorità cittadine, sfila per le vie della città, a conclusione e coronamento delle manifestazioni carnevalesche. È veramente notevole constatare con quanto entusiasmo enti e privati si prodighino ogni anno per rinnovare questa secolare tradizione, allestendo carri e mascherate di ogni genere, nonostante il forte costo e la relativa esiguità dei premi posti in palio. Evidentemente soltanto la innata passione e il ricordo sempre vivo in molti dei fastosi cortei carnevaleschi di un tempo passato inducono i cremaschi a celebrare ogni anno con tanto entusiasmo queste giornate. Numerosi carri prendono parte alla sfilata, insieme a folti gruppi di maschere e a maschere isolate, in un complesso oltremodo pittoresco. Più di 20.000 persone affluiscono in città dalle vicine campagne e dal circondario, nonché nutrite schiere di turisti da ogni zona d'Italia, contribuendo a rendere veramente eccezionali queste giornate, che costituiscono anche una fonte di traffici e guadagni per molte categorie di lavoratori ed esercenti. Tatti, bibite, caramelle, alcolici ed ogni altro genere commestibile, persino le verdure, vengono completamente esauriti. Articoli di stoffe e telerie vengono impiegati nella costruzione dei carri. Molto richiesti i lavori in falegnameria, ferramenta. Quintali di carta e cartone vengono dipinti di tutti i colori dell'iride. Particolare caratteristica di questo carnevale è costituita dalla presenza dei gruppi mascherati, gruppi più o meno numerosi, più o meno organizzati, che con la loro allegria, con la loro indiavolata petulanza, sgusciando tra la folla in una ritta di lacci e di motteggi, tengono viva di continuo la generale animazione e nei quali dobbiamo riconoscere l'elemento più spontaneo, più vivo e umano di questa tradizione carnevalesca, che non si risolve nell'organizzazione di una grande parata come avviene in altre città, ma trae il suo fascino principale dal fatto che ogni cittadino vi partecipa con slancio e con sincera innocente volontà. Siamo al punto culminante, la folla ebbra di entusiasmo plaude freneticamente tra le grida e le musiche che si intrecciano e si confondono. Tutti i carri, la folla, le maschere sono sottoposti a un continuo vicendevole scherzoso bombardamento, mentre le bande musicali rafforzano e completano la generale euforia, imperversando le lucenti ottoni con tutto il fiato di cui possono disporre. Cittadine per compiere il giro intorno alla città. Thank you.
Nel frattempo sfila il piccolo corteo dei bambini. E questo un altro aspetto invero gentile e grazioso del carnevale cremasco, che, come già detto, coinvolge tutta la popolazione e tutti, grandi e piccini, vi vogliono partecipare. Non potevano pertanto mancare queste mascherine, che con la loro grazia e la loro naturalezza mandano in visibilio tutti gli spettatori. Ed è una gara fra tutte le famiglie, siano esse ricche o povere, per creare i costumi più originali e per acconciare il meglio possibile i loro bambini. Ed ecco la grande sfilata che sta per rientrare nella piazza. Squillano le trombe d'argento e il re carnevale distribuisce i suoi premi. Al calar della sera esplode l'esultanza dei premiati. E per loro sono gli ultimi applausi delle folle, per loro, per tutti i carri, per ogni maschera e per ogni coriandolo che abbia contribuito a rendere tanto bello e gaio e spensierato questo giorno indimenticabile. Il carnevale morirà questa notte, tra i balli e le feste, come ben gli si addice. E domani non rimarranno di lui che pochi brandelli di carta e nessun rimpianto, poiché tra un anno egli sarà di nuovo tra noi, vivo e gaio, nato dal cartone e dalla fantasia, con i suoi fantocci, i suoi lustrini, le sue musiche, fatto di lazzi e di stelle filanti, e sotto lo sguardo compiaciuto del leone di San Marco, rivivrà per la gioia e con la gioia di grandi e di piccini.